E benvenuti a Abbiamo De Calcio. Oggi non vi presento calciatori, ma voglio parlare di un tema che sta a cuore a molti appassionati di calcio. Dopo le anticipazioni sulla stampa, i tifosi stanno ricevendo una mail da DAZN che comunica le nuove tariffe per il 2023-24 e la possibilità di sottoscrivere abbonamenti annuali. Anzi, come è stato studiato il piano tariffario, l'intento è di spingere tutti a sottoscrivere l'abbonamento annuale, in particolare l'abbonamento in un'unica soluzione, così DAZN si ritrova con la liquidità disponibile fin da subito, ma soprattutto evita la sospensione dell'abbonamento durante l'estate, oltre al rischio che la gente rinuncia alle partite a campionato in corso. La lettera inviata da DAZN agli abbonati sa anche di presa in giro, perché inizia con le buone notizie. Si fa per dire, ovviamente. DAZN si è arricchita di nuovi contenuti, tra cui il basket e il rugby. A me personalmente non frega niente di questi due sport, ma andiamo avanti. Non è finita perché è stata anche introdotta la possibilità di associare l'account a un numero maggiore di dispositivi. In realtà si passa da 6 a 7 per gli abbonati Plus, ma si sa, la lettera vuole essere persuasiva. Ora DAZN, che ritiene spropositata la richiesta della Serie A di 1 miliardo per i diritti TV, in quanto dal suo punto di vista il prodotto non vale tanto, al tempo stesso impone ogni anno, perché lo fa, sta facendo ogni volta che si avvicina l'inizio di campionato, un aumento esagerato dal mio punto di vista, pur conscia che il prodotto Serie A non ha aumentato il suo valore, casomai si è impoverito. Un tifoso paga di più qualcosa che vale di meno, che DAZN stesso, così come Sky e Mediaset, non ritengono appetibile se non pagando a ribasso. E aspettiamo di vedere se ci saranno aumenti anche per vedere la Champions su Mediaset o Sky, perché questa la situazione la conosciamo tutti. Non voglio discutere dei problemi tecnici perché non posso prevedere se ce ne saranno come in passato. È tuttavia certo che se mi perdo il gol della mia squadra del cuore, o peggio, buona parte della partita, a me il rimborso di 10 euro non basta, perché le emozioni di un tifoso valgono molto di più. Quindi 10 euro se li possono tenere. Io voglio un servizio impeccabile per il quale ho pagato in anticipo. Purtroppo come consumatori non siamo tutelati. DAZN compra il pacchetto per i diritti TV per 3 anni, ma a chi li vende non interessa tutelare i tifosi. Una volta che la Lega di Serie A ha chiuso l'accordo, non è più affar suo. Ciò nonostante, siamo noi tifosi che diamo da mangiare a tutti loro. La questione della pirateria poi è diventata una barzelletta, come la storia delle tasse. Queste aumentano perché ci sono gli evasori, e l'abbonamento di DAZN aumenta perché ci sono i pirati del calcio. Morale della favola: io che pago l'abbonamento devo pagarlo anche per i furbi. Sia chiaro, non lo ordina il medico di guardare le partite, assistere a un concerto e così via, anche se dovrebbero farlo, e tra un attimo spiego il perché. Domando, la vita deve ridursi solo a lavorare per portare il piatto in tavola? Dobbiamo alzarci al mattino, chi ha la fortuna di farlo, perché oggi chi lavora è fortunato, con il solo scopo di pagare per i beni primari, perché lo svago, il tempo libero, sono diventati beni di lusso. Provate voi a immaginare una società dove è sempre meno il tempo libero, dove non c'è un momento di ricreazione. Provate a immaginare gli effetti di queste mancanze sulle persone. Anzi, non immaginatelo, perché è già così. Ora non starò qui a dire di boicottare DAZN, di non fare l'abbonamento, perché se il calcio è la vostra passione, è probabile che rinuncereste a un pasto pur di seguire la vostra squadra del cuore. La situazione però diventa sempre più insostenibile ogni anno che passa. Per oggi è tutto. Fatemi sapere la vostra opinione, senza essere offensivi, mi raccomando. Magari raccontate la vostra esperienza con DAZN lasciando un commento, e come sempre iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta.